Sant'Arsenio non ha coinvolto nessun comune del Vallo di Diano e né formalmente né informalmente nella condivisione dell'autorizzazione di un impianto, quello di biometano, il cui impatto non può essere confinato ai soli limiti geografici di Sant'Arsenio, ma chiaramente coinvolge l'intero Vallo di Diano. È uno dei passaggi della delibera della Comunità Montana Vallo di Diano in merito alla decisione di dire di no alla centrale di biometano a Sant'Arsenio. L'ente, guidato da Raffaele Accetta, ripercorre la vicenda e le motivazioni per il no e parte dalla delibera di giunta del 10 novembre del 2016 emessa dalla giunta di Sant'Arsenio sulla cessione dei lotti e dalla delibera di consiglio del 28 dicembre del 2015. Il progetto relativo all'impianto di digestione anaerobica della frazione organico dei rifiuti con produzione di biometano previsto a Sant'Arsenio prevede il trattamento, si legge sul documento da parte della Comunità Montana, di 60.000 tonnellate l'anno di rifiuti non pericolosi, una quantità media di gran lunga superiore a quanto producono in tal settore i comuni del Vallo di Diano, circa 20.000 tonnellate l'anno. La Comunità Montana nella delibera rimarca anche il progetto previsto per una centrale del genere nel comprensorio, da fare a Sala Consilina con numeri ben minori rispetto a quello di Sant'Arsenio. Su questo progetto la Comunità Montana vuole puntare e proseguirà i lavori in tal senso. Per quanto riguarda invece la vicenda giudiziaria della centrale di Sant'Arsenio, ieri si sarebbe dovuta tenere l'udienza del TAR, dopo l'istanza presentata dal Comitato per chiedere la sospensiva degli atti. L'udienza è stata però rinviata in quanto l'argomento è di competenza della seconda sezione. Da quanto trapela invece, in merito ad altri tipi di accertamenti, ci sono almeno due esposti in procura sul caso e potrebbero esserci delle indagini in corso, ma in questo momento si mantiene il più stretto riserbo.